grazie Presidente, grazie anche al Consigliere Giannelli per l'interrogazione. Ma innanzitutto vorrei richiamare la sua attenzione sul fatto che il servizio di pulizia e di spazzamento è stato potenziato nel 2008 e, quando è stato sostanzialmente adeguato a quelle che sono le reali necessità della nostra città. I quantitativi raccolti e avviati in discarica lo testimoniano, perché sono più che raddoppiati. Nel 2007 erano 251 le tonnellate spazzate avviate in discarica, nel 2010 sono state 689. E l'investimento che noi facciamo per la gestione di questo servizio non è un investimento di poco conto, perché parliamo di oltre 1 milione di euro l'anno. Certamente oggi il lavaggio è un intervento straordinario che facciamo ed eseguiamo in modo non sistematico quando ne ravvisiamo in modo puntuale la necessità. Condivido anch'io con il consigliere Giannelli che sarebbe opportuno migliorare, integrare il servizio di IGEA con un lavaggio che possa essere meno episodico e anche più strutturale. Per poterlo fare però abbiamo bisogno di spazzatrici munite di idropulitrice. Quindi nell'interlocuzione che ho avuto con GEA per trattare la risposta alla sua interrogazione, l'accordo che ho raggiunto in qualche modo è questo, cioè che quando GEA si troverà a dover dismettere una delle spazzatrici attualmente in funzione, provvederà a sostituirla con una che consenta anche di svolgere questo tipo di mansione, cioè una spazzatrice munita di idropulitrice. In questo modo, in termini di gradualità, senza gravare sui costi che anche lei prima riconosceva essere in questo momento, no, però riusciremo ad implementare il servizio. Grazie.